Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Brace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Outlast. Allora amici, siamo riusciti a fuggire dalle docce e ci siamo intrufolati nelle fogne. Quindi, come abbiamo visto nell'episodio precedente, spunta fuori il tipo, quello cazzuto e cattivo. E noi dobbiamo andare ad attivare o disattivare due valvole per poterci intrufolare, presuppongo, qua dentro. Eccoli, apri le due valvole per far scorrere l'acqua. Allora, o facciamo una roba veloce e iniziamo a correre di brutto, o una cosa stealth. Visto che la stealthaggine non è il mio forte, direi ragazzi di correre. Ok, vediamo un po' di provare subito queste benedette valvole. Ok, qua non ci passa. Fottuto! Ottimo. Ok, quindi è un percorso tra virgolette obbligato, quindi o da una parte c'è una valvola che è questa qui che abbiamo beccato noi, o dall'altra parte c'è l'altra valvola. Ok, una siamo riusciti ad attivarla e abbiamo fregato il cattivone. Altro da raccattare non ho visto, quindi insinuiamoci. Andiamo qua dentro. Allora, se noi lo attirassimo qua dietro e poi andassimo di là, cosa ne dite, ragazzi? Vediamo se facciamo tempo a insinuarci qua dentro. Vai, corri, 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 sì, ragazzi. Dai, veloce, veloce come il vento. Così abbiamo tutto il tempo che... Beh, tutto il tempo no. Abbiamo un po' di tempo in più per trovare l'altra valvola, che presuppongo sia di qua. Dai, dai, veloce, veloce. Yes, qua chiudiamo. Usa la scala per accedere al raccordo inferiore, ok. Qua nulla da prendere. Sono degli armadietti, ok. Anche adesso non sappiamo dov'è che è il tipo. Ah, è là, ok. Perfetto, ci ha visto. Partiamo dalla parte giusta, chiudi la porta. E nasconditi, nasconditi, entra, 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 entra. Speriamo che non ci abbia visti, ragazzi. E invece sì. Scappa, 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 scappa. Scappa. Carica, ricarica, presuppongo sì che è qua la scala. Dai, dai, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Vai giù, veloce, veloce. Allora ragazzi, fa venire veramente l'attacchi cardiaco questi giochi. Spettacolo. Non so voi se l'avete giocato o no, ma mi sta veramente piacendo. Questo sto facendo le prove subacquee. Dobbiamo per forza tenere accesa la telecamera perché sennò non si vede una mazza. No, di qua. Ok. Oh.
una scala ragazzi, perché qua sinceramente dovremmo andare al piano terra per poter uscire, invece qua. Ok, ho visto qualcuno lì, invece qui siamo andati da tutt'altra parte. Cerca un'uscita dalle fogne. E fino adesso che stiamo cercando un'uscita dalle fogne. Non so più niente, andiamo. Ma non è che ci dà una mano, eh? Una batteria. Qua è chiuso. Un po' anche, ok. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Ok, quindi ha detto che tra virgolette è nostro amico. Quindi non ci dovrebbe rompere le scatole, vediamo un po'. Bene, va bene. Allora, mi sa che dobbiamo scendere di qua. Nada. Ok, scendiamo ancora. Qui si continua a scendere, risalire, scendere, risalire. Speriamo in bene, ragazzi. Bene. L'acqua è abbastanza sporca di sangue. Allora, qua è chiuso. Beh. Allora mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte per forza. Mail, mail, ok, uomo donna. Cazzo. Veramente spaventato ragazzi, non me l'aspettavo proprio. Ok. Che rumore proveniva da qua. Ok, meno male che è chiuso perché non mi ispirava tanto quel rumore lì. Sta scaricando anche la nostra batteria, vediamo di qua. Chiuso. Ok. Vediamo che non ci sia nessuno. Qua possiamo salire, eh? No. Passare per forza di qua. Niente, ok.
una batteria, niente, ragazzi. Apriamo. Allora, qua attendiamo che si scarichi la batteria definitivamente. Non è proprio una bella zona questa, eh? Okay. Allora lì ci sono delle casse e un passaggio. Andiamo a vedere di qua. Qua è chiuso. Ah, una batteria, ottimo. Però non vedo nessun altro pertugio dove insinuarci. Quindi mi sa che dobbiamo continuare dalla parte opposta di dove siamo venuti. Qua. Ok, siamo saliti lì. Riscendiamo qui. Ah, c'è una scala, ottimo. Vediamo di fuggire. Questo è morto malamente qua. Vediamo di fuggire da queste maledette fogne, ragazzi, perché sinceramente qua l'acqua è ancora più alta. Diciamo perché sinceramente sono un posto molto brutto e inospitale. Mi si lanciano addosso delle cose, o cado molto dal cielo, lì dal soffitto. Qua, qua, forse qua. Per forza dobbiamo tenere accesa la telecamera. Un cavolaccio siamo. Manteniamo la destra, ragazzi. Da un mega stanzone sembrerebbe. Niente. No, ricarica sta batteria qua perché sinceramente mi stai stressando. Sento un rumore, ragazzi, di catene. Essere il nostro amicone. Allora, se ai lati non c'è nessun pertugio dove insinuarci, vuol dire che c'è qualcosa al centro che ci attende. Ok, io non ho visto nessuna uscita qua. Cosa che ho visto è questa qua. C'è una scala, ragazzi, c'è una scala. Vediamo di non farci beccare dal tipo. Veloci come il vento, dai, dai, veloce, veloce. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dai, vieni su adesso, vieni, vieni. Questa roba, ragazzi. Qua sta pensando ai dilemmi della vita. No, non credo che venga su, anzi sicuramente non viene su perché non ci passa. Da qui non ci passa. Meno male che abbiamo passato quel punto lì, ragazzi, perché è stato veramente tetro. No, ho sbagliato tasto da schiacciare. E noi dobbiamo andare di qua. Mi sa anche che c'è quello lì che ci dà la caccia.
qui o... o di qui. Per forza di qua. C'era anche lui che era nato di qua. Eccolo là. Beh, non rompiamogli le scatoline. Andiamo di qua noi, eh. Ancora scendiamo. Ok, il tipo corre di là. Di dentro, ragazzi. Allora, vediamo un attimo qua se c'è qualcosa. C'è una porta, ma niente. Cavolo, guardate che schifo. Pazzesco, pazzesco, ragazzi. Beh, meno male che non dobbiamo entrare là. Andiamo su di qui. Raggiungi il piano terra dell'ala maschile. Ah, lì c'è un pertugio. Quindi qua non possiamo andare. Va bene. Però per... a insinuarci, ok, possiamo anche spostare l'armadietto. Ottimo, direi. Ok ragazzi, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GrisGamer78.